Nell'ultimo video vi ho spiegato come scegliere una bottiglia di vino. In questo invece vi spiego i prossimi step. Capite che è un ristorante di livello quando il sommelier vi porta al tavolo prima di aprire la bottiglia per mostrarvi l'etichetta. In questo modo si evitano malintesi e siete ancora in tempo a cambiare la vostra idea se avevate in mente un'altra bottiglia. Dopodiché il sommelier dovrebbe eleggere una persona incaricata di sentire se il vino è buono o sa di tappo. Quando si è appurato che il vino è buono, questa è la massima quantità di vino che può essere versata in un bicchiere perché sia una degustazione ideale. Perché bisognerebbe versare il vino sino al punto in cui vi è il massimo diametro del calice del bicchiere, perché in questo modo si ha la giusta ossigenazione del vino e quindi si liberano più facilmente i suoi aromi. Ultimo consiglio, anzi regola, è quello di tenere il bicchiere dal suo stelo o addirittura anche così. Perché? Perché ovviamente tenendolo in questo modo intanto non siamo alla sagra del cicciolo. Oltre riscalderete il contenuto, quindi mentre se si tratta di un bianco andrete a rovinare la degustazione. Non resta che dirvi, enjoy your wine!